per la medaglia d'oro della categoria 48 kg lotta greco-romana contro questo polacco Glab, una grande rivelazione del torneo. Ha battuto Alex Verdiev al primo incontro nel suo girone, adesso sta per cominciare l'incontro. Due brevi note su Vincenzo Maenza, 26 anni di Faenza, già medaglia d'oro a Los Angeles 4 anni fa, medaglia d'oro olimpica. Romanacci, e le caratteristiche tecniche di questo ragazzo veramente straordinario. Diciamo che la più grande caratteristica è proprio quella che non ha lacune, è di una completezza veramente incredibile, questa è una qualità incredibile. Ecco un punto di Maenza, già interrotto, un punto così preso decisamente in un momento che sembrava di ecco, studio, invece va bene, certo, seguiamo questa qua. Altro punto bellissimo, 2-0 per Vincenzo. 2-0. Niente, non si può nemmeno commentare questo, veramente. Ora dovrà cercare uno stacco perché non potrà più provare esattamente. Club ha dimostrato, è un ragazzo molto giovane, ha dimostrato una grande vitalità, ma in questo momento, per il momento, sembra essere messo in difficoltà. Lo vediamo Maenza molto molto concentrato, molto determinato. Molto determinato, ripeto, ha già incontrato il polacco e ha vinto. Certo, le finali hanno sempre una storia a sé, anche perché esaltano i finalisti, quindi certi pronostici possono essere diciamo completamente ribaltati. Ma speriamo che non sia questo caso. È trascorso 1 minuto e 46 secondi dall'inizio del primo tempo, ricordiamo che sono due tempi di 3 minuti ciascuno con 1 minuto di intervallo, adesso manca 1 minuto e 38, i due lottatori al centro lottano in piedi e Maenza in vantaggio 2-0. Non è riuscito alla presa. Sì, è uno sbilanciamento che fa sempre, ma di solito non lo accompagna mai da... Ecco, Vincenzo viene richiamato in passività, momento molto importante. Sicuramente se il polacco riuscirà a prendere punti, l'incontro sarà disterminato. Dunque Maenza... è riuscito a arrivare, è veramente incredibile. È stato abilissimo, avete scheggia, visto, al rischio dell'arbitro è riuscito a schizzare in piedi e quindi Glab non è riuscito a prenderlo. Comunque Maenza ha una passività e ricordiamo che a tre passività si perde l'incontro. Sì, ma non è stato richiamato tanto per passività quanto perché è un po', diciamo, la routine normale. Quando in piedi non vengano tirati dei colpi, alternativamente l'arbitro chiama ciascuno dei due lottatori. Penso che adesso chiamerà senz'altro il polacco perché è uno, diciamo, una consuetudine nella lotta. Dunque seguiamo ancora, 26 secondi al termine del primo tempo. È molto bene che lo chiami adesso, benissimo, sta richiamando. Ah, era molto meglio ancora 3 secondi e l'avrebbe messo a terra all'inizio della prossima ripresa. Invece lo mette a terra adesso e ha solo 19 secondi per portare a termine. Solo 19 secondi, Maenza ha questo vantaggio, il polacco è a terra. Scorrono i secondi, 15 secondi, deve accelerare. Deve anche soltanto staccarlo perché ha già fatto un rotolamento e quindi non può fare un altro rotolamento senza che ci siano due punti fra i due tipi di rotolamento. Quindi un secondo, quindi era stato... Ha una grandissima vitalità questo polacco e bisogna dire che anche appunto nell'incontro con Alek Verdiev ha dimostrato una grande capacità, molta determinazione, molta classe. Ha vinto nettamente, questo peraltro ha dimostrato che di non avere nessun timore reverenziale per un plurititolato, quindi con un carattere particolare, perché questo polacco è abbastanza giovane, ha vinto campionati mondiali juniores 2 anni fa, quindi penso che abbia all'incirca sui 22 anni. Molto importante che dia una passività ora al polacco, ecco, è arrivata ora. Ecco la passività al polacco che viene messo a terra.
deve cercare di staccarla assolutamente, Vincenzo, perché così si porta al di fuori di ogni possibile reazione del ecco, polacco. Romanacci, se tu fossi, potessi in qualche modo suggerire adesso qualcosa a Vincenzo, che cosa gli diresti? Direi assolutamente di dare tutto per tutto per fare uno stacco, non proverei nessun altro tipo di colpo, perché uno stacco lo mette assolutamente a riparo, uno stacco naturalmente con colpo concluso, lo mette a riparo di ogni possibile ecco. Controcolpo da parte del polacco. Lo stacco lo stacco con, che è peraltro un colpo, però il polacco si sta difendendo molto bene, eh? Molto valido, infatti sta cercando proprio appunto di staccarlo. Soffriremo ancora per un po', perché sicuramente daranno la passività a Maestà e il polacco avrà la possibilità di fare un rotolamento anche lui. E che lo porterebbe a un pareggio. Un sarebbe minuto veramente... e mezzo alla fine di questo combattimento, di questo incontro, 2-0 sempre in vantaggio Vincenzo Maenza. Stiamo soffrendo veramente, non c'è commento veramente tecnico da fare, perché è tutto basato su un agonismo, non su una cosa tecnica. La finale olimpica ha una storia veramente... C'era stato un inizio di una bella presa, poi purtroppo si sta difendendo bene questo... Sì, sono tutte incertezze, perché non vuol tirare, perché due punti, no, un eventuale, ripeto, un eventuale colpo sbagliato si voglia dire il titolo lì. Ora sarà chiamato sicuramente, perché questa, ripeto, la Costituzione, uno ha avuto due punti di cose e un altro no. 50-48 secondi adesso. E dai, vinto! Questa è la vittoria, Non c'è più possibilità al polacco, è finito l'incontro. È questo ha che aspettavamo, il punto, ha fatto un punto Maenza, 3-0, ha fatto un punto. Deve staccare bellissimo. Ancora, perché perde tempo, deve staccare. 29 bene, secondi, bravo. 28, bravo! Bravo Maenza, vorremmo essere anche noi lì sotto, siamo molto distanti in postazione. Nessuna possibilità per Polacco, possiamo dire assolutamente che l'incontro è finito. Perché va bene, mancano ancora 20 secondi, 18 secondi, 3-0 in vantaggio Maenza. 15 secondi alla medaglia olimpica, ma... No, quello sta provando la parola, ecco, uso la parola scazzata, ma sta provando proprio questo. 3 secondi, ha vinto ormai Maenza, ha vinto, bravissimo Vincenzo. Vincenzo conquista la seconda medaglia d'oro olimpica dopo quella conquistata a Los Angeles. Allora era una gara dimezzata perché mancavano i paesi dell'est, e adesso invece è addirittura una vittoria sportivamente completa, ci sono tutti i paesi, tutti i migliori lottatori. Vincenzo Maenza a 26 anni conquista la sua seconda medaglia d'oro.